Addio a Emilio Pietrelli, direttore della Caritas diocesana di Pesaro e diacono, venerdì funerali in Duomo. Femminicidio e Anastasia, oggi l'udienza del processo in corte d'assise a carico di Mustafa Alashri. Emergono dettagli importanti dall'analisi dei cellulari. Legge urbanistica, prorogati gli effetti del piano casa, approvato l'accordo tra Regione e Ministero della Cultura per interventi in deroga da parte dei comuni, consentito un incremento di edificabilità fino a un più 20%. Elezioni amministrative, a Vallefoglia Palmiro Chielli si candida per il terzo mandato, a Urbino Federico Scaramucci è il candidato sindaco per il centro-sinistra. 7 aprile torna a Mondolfo la spaghettata, arrivata la 76esima edizione, spaghetti al sugo di tonno e alici e tanti eventi sportivi. Ogni sua opera un palcoscenico popolato da attori assenti, un bozzetto scenico costituito per un regista ignoto. Lo descrive così lo storico fanese Alberto Berardi, si tratta dell'artista Paolo Del Signore, protagonista della rubrica Arte e Cultura. Da stasera torna su Fano TV Occhio al Voto, ospiti della prima puntata i candidati che domenica si sfideranno alle primarie del centro-sinistra. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. È morto nella serata di ieri Emilio Pietrelli, 70 anni, diacono della parrocchia di Santo Stefano a Candelara, direttore della Caritas diocesana di Pesaro e presidente della Fondazione Caritas Pesaro dal 2016. Ordinato diacono nel 2011, Emilio ha vissuto con grande dedizione e generosità il suo servizio nella chiesa di Pesaro, con una particolare attenzione ai più poveri e fragili. La sua straordinaria delicatezza, hanno ricordato l'Arcidiocesi e la Caritas, il suo sguardo attento ad ogni persona, la sua passione per la giustizia, il suo impegno generoso per promuovere e consolidare la comunità, sono i doni che attraverso il suo operato quotidiano abbiamo ricevuto e che custodiamo come tesoro prezioso. Per giovedì alle ore 21 è prevista la recita del Santo Rosario nella chiesa Santa Maria dell'Arzilla, mentre i funerali verranno celebrati in cattedrale venerdì alle ore 15. E ora la cronaca, un furgone e un camion furgonati si sono scontrati sulla strada statale 73. È successo oggi, poco dopo mezzogiorno, al chilometro 101 tra Calcinelli e Lucrezia in direzione Fano. L'uomo a bordo del furgone che ha tamponato è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato trasportato al torrente di Ancona dall'eliambulanza e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche il 118 e la polizia stradale per i rilievi di legge. Al Tribunale di Pesaro questa mattina si è svolta una nuova udienza del processo in corte d'assise a carico di Mustafa Alashri, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie con quasi 30 fendenti. L'analisi dei telefoni cellulari, la prima incursione degli inquirenti e l'autopsia sul corpo della vittima. Procede il processo in corte d'assise a carico di Mustafa Alashri, l'egiziano 43enne accusato di aver ucciso la moglie con 29 fendenti nell'appartamento di via Trieste a Fano. Questa mattina al Tribunale di Pesaro si è svolta una nuova udienza nella quale sono stati ascoltati altri testimoni. Tra i racconti quello del maresciallo dei carabinieri che ha indagato sull'accaduto e ricostruito la scena del crimine. Dettagli importanti sono emersi dall'analisi dei cellulari, in particolare su un video che ritrae una discussione tra marito e moglie, con quest'ultima che mostra un'ecchimosi sulla gamba. Cancellate le applicazioni nel cellulare dell'imputato. Dopo una precisa ricostruzione del dispositivo della giovane mamma completamente distrutto, è stato possibile rilevare alcune conversazioni che indicano la fine della relazione. Sono emessi due elementi importanti. Il primo è che i file e soprattutto i video che poi sono alla base, uno dei capisaldi dell'accusa, in realtà potevano essere tranquillamente modificati, quindi sulla genuinità e sulla esatta identificazione sia geografica che la tempistica in cui gli stessi sono stati formati, abbiamo dei dubbi. E inoltre non riesco a capacitarmi il motivo per cui, pur in presenza di una fonte, diciamo, di probatoria come il cellulare dell'imputato, l'ingegnere non abbia ritenuto di estrapolare i dati all'interno del cellulare, ritenendo che appunto
i dati WhatsApp e degli altri social di comunicazione non potessero essere estrapolati per motivi che poi oggi invece ci ha detto non essere veritieri, cioè quindi il blocco assoluto che lui riteneva della relazione esistere rispetto a tali dati in realtà è un blocco relativo alla valutazione che lui ha effettuato, che io rispetto assolutamente, ma che non ci ha dato poi un materiale probatorio interessante per poter ricostruire ciò che è accaduto sia prima che successivamente all'evento appunto omicidiale. Nonostante i tentativi della difesa, direi che anche tutte le circostanze aggravanti si stanno delineando chiaramente, con particolar modo riguardo al video. È la ragazza che dice "you beat me", cioè l'ha detto proprio lei, quindi non è semplicemente un commento, una traduzione. Perciò ecco, direi che la situazione è abbastanza chiara, poi è ovvio che la difesa fa il suo lavoro, chiaramente questo è scontato. A parlare questa mattina anche il medico legale che eseguì l'autopsia sul corpo di Anastasia. Analizzate poi le tracce lasciate sulle cosiddette armi bianche come coltello e taglierino, oggetti ritrovati dopo il femminicidio avvenuto il 13 novembre 2022. Minacce e maltrattamenti aggravano la posizione di Mustafa Al-Ashri, che anche questa mattina era presente in aula. Nella prossima udienza, fissata al 24 aprile, verrà ascoltata la madre di Anastasia. Ci sono le foto che ritraggono comunque dei segni di violenza che sono datate a settembre e il rapporto andasse male, questo si sa, la prossima udienza ci sarà la madre a testimoniare, la madre della vittima, e potrà raccontare degli episodi accaduti già quando erano in Ucraina e il bambino aveva pochi mesi di vita, quindi insomma questo che poi è agli atti. Perciò in realtà no, cioè a giugno si era avveduto, no. Io credo che fosse più un tentativo di tenersela stretta, ma che in realtà poi il suo impeto usciva sempre, insomma. Sono stati prorogati gli effetti del piano casa grazie ad un accordo tra Regione Marche e Ministero della Cultura. Sarà così consentito ai comuni di autorizzare interventi edilizi in deroga al piano regolatore generale con incremento fino al 20% della volumetria dell'edificio previa deliberazione del Consiglio Comunale. Oggi presentiamo un atto particolarmente importante che riguarda lo sviluppo urbanistico nella nostra regione. Voglio fare semplicemente una battuta su questo. Abbiamo assistito a 3 giorni di consiglio regionale dove le opposizioni ci hanno contestato continuamente con decine e decine di emendamenti e decine e decine di continue ripetizioni sul fatto che la nostra legge sicuramente sarebbe stata impugnata dal Consiglio dei Ministri e conseguentemente non saremmo mai riusciti a fare l'accordo col Ministero della Cultura per quel che riguarda il proseguo del piano casa. Bene. La legge urbanistica della Regione Marche non solo non è stata impugnata dal livello ministeriale dal governo ed è quindi attuata, ma la settimana scorsa abbiamo anche firmato l'accordo col Ministero della Cultura che consente alla Regione Marche, unica regione in Italia insieme all'Emilia-Romagna, di poter proseguire anche con l'attuazione dei piani casa. Con alcune limitazioni, essendo quindi una deroga, perché tutto andrà in funzione quando i comuni, in funzione al 100%, il piano casa andranno quando i comuni approveranno i nuovi piani urbanistici comunali, i FUG. Fino a quel momento la deroga consentirà comunque di poter andare a portare avanti le attività legate al piano casa su tutte le parti dei territori, tranne i centri storici, non più con un ampliamento come fino ad oggi previsto, fino allo scorso anno previsto del 40%, ma per un ampliamento possibile fino al 20%, perché appunto essendo una norma transitoria andrà a regime quando i comuni poi porteranno avanti i loro nuovi piani urbanistici. Quindi questa è una grande occasione e proseguo di sviluppo per la nostra regione che solo grazie all'attuazione della nuova legge urbanistica può essere consentito, altrimenti i piani casa sarebbero già scaduti da 2 anni anche nella Regione Marche, così come sono scaduti in tutte le altre regioni d'Italia. Apriamo la pagina della politica. Palmiro Chielli si candida per il terzo mandato da sindaco di Vallefoglia. Sentiamo di più nella prossima intervista. Oggi presentiamo l'avanzo 2023, oltre 1 milione di euro, e abbiamo già utilizzato l'avanzo 2022, circa 3 milioni di euro, quindi 4 milioni di euro in opere pubbliche, penso quelle più grosse, diciamo
dei 3 milioni sono 2 milioni e 4 nel Pala Dionigi per portarla a 10 metri e 1500 posti, sono 1 milione 200 mila euro per portare a 180 posti il nido di Pianderburg da 120 più 60, tre aule in corso, e poi sono, diciamo, un'aggiunta di 300 mila euro sui 500 mila euro che portano 850 mila euro gli asfalti 2023. E abbiamo messo, diciamo, circa 200.000 euro per, anzi 270.000 euro per la manutenzione delle caditoie delle acque chiare, perché le acque chiare e scure le tratta Marche Multiservizi. Abbiamo messo oltre 100.000 euro per, diciamo, la sistemazione del circolo di bottega. Stiamo lavorando su un'area che riguarda il parco fluviale del Foglia, stiamo lavorando fino all'ultimo giorno del mandato con, diciamo, il rispetto ai cittadini, agli elettori. Io ho avuto, devo dire, tanto calore, tante simpatie di tante persone, a prescindere dalla loro appartenenza politica, chiedermi la disponibilità ad essere ricandidato a sindaco di Vallefoglia. Ci ho pensato molto. Primo, sono scaramantico, ho aspettato la legge, il decreto e che Vallefoglia fosse sotto 15.000 abitanti, ma c'è scritto nel decreto, e come vedete sono pronto, sono disponibile. Sono un combattente che ha sempre dato una mano per migliorare, per fare le cose importanti per la città di Vallefoglia. Quindi l'impegno mio è fare ancora di più e meglio, se gli elettori lo vorranno, se ci daranno consenso. La nostra è una lista civica di persone per bene, oneste, serie, che vogliono fare le cose, e, diciamo, per il bene dei cittadini. Sono nato e cresciuto in questa vallata, in questo territorio, quindi se il popolo mi eleggerà farò di tutto e di più per non deluderlo, come sempre. È gravissimo che la prima preoccupazione del sindaco Seri e dell'assessore Cucchiarini sia stata la diffusione delle riprese piuttosto che la condanna dell'accaduto e la richiesta di un tavolo urgente sulla sicurezza. Interviene così la coalizione di centrodestra per Fano sull'accoltellamento avvenuto sabato scorso lungo via Arco d'Augusto alle 3 del pomeriggio. Perché questi giovani, chiede la coalizione di centrodestra, non sono integrati nella nostra città? Nel settembre scorso il comune aveva parlato di attività di prevenzione sia con gli operatori della TS6 sia con il supporto dell'unità di strada del servizio sanitario. Che fine ha fatto questa attività? Siamo sicuri che l'amministrazione abbia il controllo della situazione? Quello che sta accadendo ci dice il contrario. Intanto, ha proseguito la coalizione, è ora di potenziare il servizio di vigilanza della polizia locale. Meno vigili a fare le multe e più vigili in strada a presidiare le zone più calde come il Pincio, i giardini della Memo e la Rocca Malatestiana. Le telecamere da sole non bastano. A Urbino Federico Scaramucci è il candidato sindaco per il centro-sinistra. L'imprenditore commenta: vogliamo un progetto nuovo per la città. Perché questa candidatura e quali sono i punti programmatici? Sì, la nostra coalizione si è costituita con tutte le forze politiche del centro-sinistra e anche liste civiche, associazioni, movimenti, e vuole dare una svolta alla città di Urbino dopo 10 anni dell'attuale amministrazione. E indipendentemente da quello che è stato fatto o non è stato fatto, noi guardiamo in avanti, vogliamo dare un progetto di prospettiva, una città che deve essere attenta sulla sanità, sull'ospedale di Urbino, la sanità territoriale, una città che si deve valorizzare. Urbino è una città che deve essere promossa e valorizzata in tutto il mondo, e quindi dobbiamo lavorare molto sulla promozione turistica e sulla valorizzazione delle nostre bellezze culturali, una città che deve collaborare con l'università, l'Ateneo che ha oltre 500 anni, ragionare insieme sulle modalità di sviluppo, le politiche di sviluppo per portare soprattutto lavoro, far sì che i giovani possano rimanere ad Urbino oppure tornare ad Urbino, per
perché è una città che si sta spopolando, ci sono appunto un forte calo della popolazione, ancora superiore rispetto anche a altre città dell'entroterra, un forte calo delle imprese e soprattutto un forte calo anche del valore immobiliare delle case. Quindi dobbiamo far tornare Urbino protagonista, una città che verrà dove appunto i giovani siano accolti, dove gli studenti siano non solo ospiti ma siano cittadini e dove ovviamente soprattutto le famiglie abbiano degli spazi di socialità dove poter portare i bambini e quindi poter anche diciamo accogliere anche tutte le esigenze che ci sono e ovviamente con un occhio attento alle imprese. Da qualche settimana avete iniziato un tour nelle frazioni di Urbino, quali problematiche sono emerse? Sì, noi abbiamo iniziato questo viaggio ormai da due mesi, abbiamo fatto oltre 2500 chilometri parlando con tante persone, imprese, operai, lavoratori, imprenditori, famiglie. C'è un grande problema di sfilacciamento, cioè questa città non è più una comunità, ogni luogo è a sé stante, è un po' abbandonato, un po' isolato, carenza di impianti sportivi, c'è una carenza di spazi di socialità, c'è una carenza anche di posti dove poter trovare casa, quindi le persone non hanno la possibilità di insediarsi, quindi è necessario che l'amministrazione sia vicina al territorio e che consideri tutta la città come un'unica comunità, con ovviamente esigenze differenti, però la gente chiede un progetto nuovo perché vorrebbe che Urbino tornasse ad essere una città attrattiva. Perché scegliere Scaramucci? Perché guardiamo in avanti e non guardiamo indietro. Marianna Magrini della Lega Fano ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio Comunale. Da lunedì prossimo subentra il primo avente diritto dei non eletti Mario Alberto Rinaldi. A nome della Lega Fano, ha commentato il segretario Brandoni, ringrazio Marianna per il grande lavoro svolto in questi anni come consigliere comunale. Visti gli impegni professionali e familiari, con grande senso di responsabilità nei confronti delle persone che l'hanno votata. Non solo Marianna ha rinunciato ad un'ulteriore candidatura, ma in vista dei prossimi impegnativi consigli comunali, ha preferito lasciare il suo posto a Mario Alberto. Cambiamo argomento, presentata la 76esima edizione della storica spaghettata di Mondolfo, domenica 7 aprile nella piazza centrale sarà possibile gustare il piatto tipico con il sugo mondolfese e partecipare a diversi eventi sportivi. Filippo Pucci. Spaghetti, sugo al tonno e alici. Gli ingredienti ci sono tutti per il ritorno della storica spaghettata di Mondolfo, arrivata alla sua 76esima edizione in programma il 7 aprile nella piazza centrale. L'evento ripropone anche per quest'anno il format delle scorse volte con gli eventi sportivi al mattino, la cicloturistica Valle dei Tufi a cura di Avis Mondolfo Bikers che si snoderà su tre tipi di percorsi differenti alle ore 9 con obbligo di prenotazione online, mentre alle ore 10 il ritorno della camminata per la vita di 6 e 11 km organizzata da Avis Mondolfo dove in occasione del 65esimo anniversario i partecipanti verranno omaggiati con una maglietta prenotandosi sul sito dell'associazione. Per potersi gustare un buon piatto di pasta con il sugo alla mondolfese, tra l'altro riconosciuto come prodotto tipico regionale, bisognerà attendere le ore 11:30 con l'apertura degli stand gastronomici. Poi l'evento continuerà nel tardo pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17 in Piazza del Comune, che riapriranno gli stand gastronomici con il nostro prodotto tipico regionale tonno e alici alla mondolfese, prodotto tipico regionale, fatto dai nostri cuochi ormai espertissimi per allietare il palato di tutti voi. Poi il pomeriggio, dalle 17 in poi, saremo in piazza, sempre in piazza, con l'orchestra La Tradizione che allieterà il pubblico con il liscio e balli, quindi arrivate numerosi al nostro evento che ci divertiremo in piazza tutti insieme. Sì, apriamo la stagione dei grandi eventi, degli eventi che sono importanti, che verranno organizzati proprio qui a Mondolfo, nel centro storico. Parliamo della tradizionale spaghettata, domenica 7 aprile, e tutti gli eventi collaterali come la camminata per la vita e la cicloturistica Valle dei Tufi e poi l'autismo con appunto la mezza maratona Onfalos. E naturalmente è anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari, coloro che partecipano attivamente per l'organizzazione di questi eventi che legano la tradizione, lo sport e la solidarietà.
Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Domenica 14 aprile si svolgerà invece al mattino la sesta gara podistica di solidarietà Onfalos Half Marathon, divisa in tre format: mezza maratona FIDAL, corsa competitiva e non, e camminata. Come nella scorsa edizione, saranno diversi gli atleti provenienti da tutta Italia e per partecipare sarà possibile farlo direttamente il giorno della gara oppure sul sito dell'evento. E per la nostra rubrica Arte e Cultura con Cristiana Guerra abbiamo incontrato Paolo Del Signore, creativo artista fanese, amante della sua città. Sentiamo. Paolo, lei è un artista fanese. Innanzitutto, dove ha avuto inizio la sua formazione artistica? Da piccolo avevo sempre una gran passione per il disegno, per creare, per inventare. E poi ho iniziato, pur magari contro anche il parere dei genitori, feci l'Istituto d'Arte a Fano e poi ho proseguito gli studi presso l'Accademia d'Arte di Urbino. Da lì ho preso la strada dell'insegnamento, sono partito per Trento, dove ho insegnato al Liceo Artistico di Trento, e poi da lì sono passato ad altre scuole, scuola media, e poi sono tornato qui a Fano, e dove attualmente ho insegnato in diverse scuole della provincia, e attualmente ho un incarico presso l'Accademia delle Arti di Rimini, dove insegno metodologia della progettazione. Parliamo di pittura, quindi i suoi quadri. I miei quadri, che sono dei racconti, amo sempre dire si va qua e là per le strade a raccontarsi la vita, dove mi piacciono quelli che sono i segni della comunicazione, i segni della strada, i semafori, le luci della notte, le luci che si infrangono contro quelle che sono le luci del tempo, e mi piace raccontare questa città che diventa poi la città dei sogni, la città dell'illusione, la città della teatralità. Come diceva Alberto, tu vivi in un mondo che rappresenta la teatralità del quotidiano. Il colore blu molto spesso fa da padrone, perché a me piace moltissimo il blu della notte, il blu che è un colore eccezionale, un colore del sogno, un colore del mistero forse anche. Come lei ha accennato ad Alberto, chi era Alberto? Beh, Alberto Berardi era innanzitutto un carissimo amico, un grandissimo personaggio, un uomo di grande cultura, con il quale abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, e quando avevo qualche idea chiamavo Alberto, guarda, ho questa idea, e insieme ne parlavamo e lui si entusiasmava più di me a volte di molte cose. Poi ha realizzato diverse mostre? Sì, le prime mostre è iniziato nel 1968, allora avevo 16 anni, una prima mostra a Pesaro, poi dopo abbiamo iniziato una bellissima mostra nel 1970, vinsi un premio importante a Modena, al Palazzo dei Congressi, per una scultura che avevo realizzato, e poi da lì le mostre ad Ascoli Piceno, e poi le mostre a Trento, a Palazzo Pretorio, e poi via via le mostre anche all'estero, i contatti con delle gallerie, e le mostre importanti che qualche anno fa feci appunto all'Arte Fiera di Tokyo, all'Arte Fiera di New York, fino alle ultime mostre, appunto quella interessante che feci grazie alla collaborazione con Massimo Pugliani alla Rocca Maltestiana 2 anni fa, e poi l'altra che feci precedentemente anche alla Rocca di Senigallia. Da artista fanese, amante della propria città, che cosa manca a Fano? Fano ha tantissime cose, forse mancano degli spazi ancora per poter lavorare per l'arte figurativa, manca un bel museo di arte contemporanea dove gli artisti fanesi, che ce ne sono tantissimi, possano presentare il loro lavoro anche che duri nel tempo, insomma. Progetti futuri? Ce ne sono tanti, ho diversi progetti in corso. Mi piacerebbe fare una nuova mostra a Fano. La pittura, o comunque il fatto creativo, ti prende anima e corpo, e tu non è che lavori a orari, è sempre un lavoro. Io ai miei alunni gli dico: non dormite a notte, andate e pensate. Dopo di noi le previsioni del tempo, e a seguire la prima puntata della nuova stagione di Occhio al Voto, il programma di Fano TV dedicato alle elezioni amministrative 2024. Saranno ospiti i 4 candidati alle primarie del centro-sinistra: Cristian Fanesi, Cora Fattori, Etienne Lucarelli e Samuele Mascarin. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV.